Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. Sono qui a Macerata con il dottor Fabio Amici, esperto di trasparenza e anticorruzione, che ha partecipato ai lavori di questa 17ª sessione programmatica CNCU Regioni, dal tema l'educazione finanziaria, trasparenza e regolamentazione. Al dottor Amici chiediamo un po' di spiegarci i suoi interventi e farci un po' il bilancio di queste due giornate. Cosa ci può dire, dottor Amici? Sono venuto apposta per fare degli interventi, visto che si parla di trasparenza e dedico il mio tempo a queste tematiche per conto dell'associazione Trasparenza, Prevenzione della Corruzione. Ecco, ho posto all'attenzione una novità legislativa che va in senso contrario alla trasparenza, il decreto legislativo 97 del 2016, che ha abrogato una norma che esisteva dal 2013, che prevedeva l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni e anche per le autorità autonome indipendenti, tipo la Banca d'Italia e la Consob, di chiedere il parere alle associazioni dei consumatori ed utenti del Consiglio Nazionale Associazioni Consumatori e Utenti, le pubbliche amministrazioni a livello nazionale e le pubbliche amministrazioni locali al CRCU nell'ambito regionale sui piani della trasparenza e dell'integrità, che dovevano ogni anno essere aggiornati e sottoposti al parere delle associazioni. Questo decreto legislativo purtroppo ha eliminato questo obbligo dei pareri e questo è molto grave, e siccome nessuno ha reagito in modo fermo e deciso a questa novità legislativa, per la quale io mi recai a Roma l'anno scorso a parlare proprio con il presidente nazionale, il dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, il dottor Fiorentino, oggi presente, per contrastare e per ripristinare questo obbligo, perché è di fondamentale importanza. Ecco un esempio: si è parlato in questo incontro delle carenze, delle omissioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia, da parte della Consob, che hanno contribuito in modo serio a realizzare quegli truffe, quegli inganni nei confronti di migliaia di clienti delle banche, che hanno portato spesso anche a suicidi, hanno portato a fallimenti di aziende, eccetera eccetera, perché c'è stata una carenza, una missione di vigilanza. C'è da tener conto che per esempio la Banca d'Italia e la Consob sono tenute da 2 anni ad emanare un piano di prevenzione della corruzione, nell'ambito del quale c'è una sezione dedicata alla trasparenza. Questa abrogazione di questa norma fatta dal governo fa sì che questo piano anticorruzione della Banca d'Italia non è più sottoposto al parere delle associazioni dei consumatori, e questo parere potrebbe aver avuto un effetto determinante su quei piani, perché nel piano di prevenzione della corruzione si parla di contrastare il conflitto di interessi, si parla di contrastare e di aumentare le misure per il rispetto dei codici di comportamento dei funzionari della Banca d'Italia addetti all'ufficio ispezione. Quindi è un tema che è stato preso all'attenzione dal dottor Fiorentino, il quale mi ha assicurato che avrebbe fatto il possibile per far ripristinare questo parere. In che modo? Mi ha consigliato di fare una richiesta all'ANAC di un parere e mandare una copia al presidente del CNCU nazionale, quindi a lui, il quale poi si sarebbe attivato nei confronti dell'ANAC per promuovere un parere in tal senso. Poi ho portato all'attenzione un altro argomento: si è parlato di questa trasparenza che non consente all'utente del servizio bancario, al cliente della banca, di capire quali sono i suoi diritti, di capire come viene svolto quell'operazione di finanziamento per la quale lui si rivolge all'istituto di credito, perché purtroppo si sommerge di modelli da firmare che nessuno legge. Molti sottoscrivono con occhi chiusi, con la speranza poi di non avere problemi. Questa è la realtà. Quindi si è parlato di un metodo diverso che possa garantire standard di qualità migliori, ma soprattutto maggiore trasparenza. E io ho fatto questa proposta. Nella pubblica amministrazione, per raggiungere gli obiettivi di standard di qualità maggiori, anche sotto il profilo della trasparenza e coinvolgimento degli stakeholders, è stato evidenziato questa necessità anche dal presidente dell'ANIA,
l'associazione delle imprese assicurative di coinvolgere gli stakeholders in questo procedimento. Qualora se nella pubblica amministrazione, dall'entrata in vigore del DPCM 27 gennaio 1994, la direttiva Ciampi-Cassese, al quale ha fatto seguito poi alcune delibere della CiVIT, la numero 88 del 2010, la numero 3 del 2012, per raggiungere questi obiettivi si è scelto il metodo delle carte dei servizi, degli standard di qualità dei servizi, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nell'emanazione delle carte, nel monitoraggio del raggiungimento degli standard, nelle procedure di conciliazione obbligatorie previste nelle carte. Questo metodo, a mio avviso, potrebbe essere traslato con eventuali adattamenti anche nelle banche, perché se si parla di un metodo per far capire meglio ai clienti della banca l'operazione che sta effettuando, quali rischi comporta, quali sono le norme, la cosa migliore è sedersi a un tavolo con gli stakeholder, con l'associazione dei consumatori, fare una carta dei servizi per ogni servizio erogato, per esempio mutui ipotecari, si fa una carta dei servizi dedicata ai mutui ipotecari, si concorda con le associazioni le modalità migliori per garantire standard di qualità, compresa la trasparenza, adeguati, e poi si opera. Questa è stata la proposta che ho portato all'attenzione, che mi sembra sia stata condivisa anche dallo stesso direttore generale Fiorentino, il quale ha detto, insomma, che avrebbe fatto tesoro di questa proposta per approfondire l'argomento. Poi ho toccato un tema di fondamentale importanza, anche questo condiviso dal direttore Fiorentino, ma anche da altri presidenti di associazioni presenti. Cioè, noi dobbiamo tutelare il cittadino e l'utente dei servizi. Noi siamo associazione dei consumatori ed utenti. Quindi associazione degli utenti vuol dire che dobbiamo tutelare l'utente dei servizi delle pubbliche amministrazioni. E allora io non vedo di buon occhio questa carenza di autonomia e indipendenza dal potere politico nelle quali operano attualmente le associazioni dei consumatori, ma soprattutto il Comitato Nazionale delle Associazioni dei Consumatori, che sta presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e i comitati regionali delle associazioni dei consumatori e utenti, che stanno presso le regioni. Il direttore, gli organi di vertice del CRCU della Regione Marche, per esempio, sono dirigenti della Regione Marche, che per quanto bravi, per quanto eccellenti, comunque hanno dei poteri sulle associazioni, per esempio possono limitare alcuni finanziamenti, possono effettuare dei controlli più rigidi per cercare di condizionare l'iscrizione nel registro, hanno dei poteri di pressione sulle associazioni. Allora, come può un'associazione contrastare un abuso di una pubblica amministrazione, al mancato rispetto di un obbligo di legge in materia di trasparenza, in materia di qualità dei servizi, quando ha timore che poi la regione presso la quale esiste il CRCU di cui lei fa parte, o il Ministero dello Sviluppo Economico, può avere degli strumenti per fare delle ripercussioni su quell'associazione? Quindi io ho proposto questo: le associazioni di consumatori e utenti devono essere autonome, devono essere completamente svincolate dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalle regioni. Se il governo crede, ritiene opportuno che l'opera delle associazioni sia di fondamentale importanza in base alle direttive europee, in base alla sussidiarietà orizzontale prevista dalla Costituzione, prevede un fondo finanziario ogni anno per le associazioni, e poi le associazioni gestiscono le proprie attività liberamente. Se ritengono opportuno fare un'azione di classe contro una pubblica amministrazione perché c'è una violazione, devono essere libere di farlo in piena autonomia e indipendenza. Non devono aver timore che se operano in quel senso poi magari potrebbe accadere che i finanziamenti a lei rivolti, che partono dal Ministero dello Sviluppo Economico, possano essere in qualche modo limitati o condizionati. Questo, secondo me, e infatti l'avvocato Fiorentino mi ha detto appunto che anche lui aveva proposto all'epoca questa separazione diversa del ruolo dell'associazione. Però purtroppo non dipende da lui, ma dipende da tante altre circostanze, tra cui anche il potere politico. Quindi, ecco, per concludere, trasparenza e chiaramente mettere in atto quegli strumenti per rinforzare quei poteri attribuiti all'associazione dei consumatori che sono stati sottratti dal governo col decreto legislativo 97 del 2016. Nessuno ha contrastato questa novità legislativa, molti non se ne sono accorti. Io sono partito l'anno scorso, ho chiesto un appuntamento con il direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, con lo stesso
dottor Fiorentino, per dire: io ho letto la bozza del decreto legislativo 97, mi sembra che qui questo obbligo dei pareri possa venir meno. E loro me ne hanno dato atto. Però nessuno ha denunciato questa novità legislativa sulla stampa, sui giornali, nessuno ha combattuto perché ciò non fosse avvenuto. Solo Fabio Amici, che è andato a Roma, ha scritto, ma però adesso speriamo che con questo quesito all'ANAC vengano ripristinati questi pareri, perché voi pensiamo solo questo: la Banca d'Italia sul proprio piano anticorruzione, che tra l'altro non ha aggiornato nel 2018 contrariamente a quello che prevedono le disposizioni nazionali, deve chiedere il parere alle associazioni. Noi su quel punto abbiamo tanto da dire, perché è da lì che parte, dalle attività che vengono previste nel piano anticorruzione, come dicevo prima, per perseguire funzionari, dirigenti della Banca d'Italia che non svolgono bene il lavoro di vigilanza e sono super pagati rispetto a funzionari di altre banche. Io ne so qualcosa perché stavo alla Cassa di Risparmio di Iesi per tanti anni, ho prestato servizio, e i nostri stipendi tra funzionari o dipendenti di banche normali e Banca d'Italia non erano uguali, anzi, hanno dei privilegi enormi. Allora, i dirigenti dell'ufficio di vigilanza della Banca d'Italia o della Consob, che non fanno bene il loro lavoro, non fanno bene le ispezioni, non controllano la correttezza dell'operato delle banche, devono essere perseguiti, devono rispondere. Grazie a tutti. Grazie dottor Amici. Buona giornata.